Il 31 agosto e l'1 settembre il ciclismo d'epoca sarà protagonista fra la Bassa Romagna e il territorio faentino. Domenica infatti andrà in scena l'11ª edizione del Giro della Romagna, 11ª tappa su 14 del Giro d'Italia d'epoca. Attesi 150 ciclisti, uomini e donne, in sella bici e con abiti da gara che coprono un arco temporale dagli albori delle due ruote fino al 1987. Partiranno da Lugo, raggiungeranno Castelraniere e faranno ritorno in Bassa Romagna attraversando Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Cotignola. 75 km. Disponibili anche altri due percorsi più corti di 56 e 39 km. Sabato, invece, inaugurerà la manifestazione un'escursione guidata in bici a Comacchio. Tanti gli eventi collaterali in programma, una mostra a scambio, cene di gala, concerti e pasta party. Queste manifestazioni che sono rivolte alla memoria di un ciclismo che non c'è più, di un ciclismo di molto tempo fa, e dove quando si percorrevano anche le strade bianche, le strade poco conosciute, eccetera, sia in pianura che in montagna. Allora noi abbiamo inserito in questi percorsi dei tratti di strade sterrate, che sono quelle che poi nessuno frequenta e che noi invece, o frequentano in pochi, ma che noi invece facciamo conoscere a un popolo di ciclisti che viene un po' da tutte le parti d'Italia. Ci saranno anche diversi punti di ristoro, come sarà appunto l'organizzazione? I punti di ristoro in queste manifestazioni sono fondamentali, anche soprattutto per far conoscere quelle che sono le eccellenze enogastronomiche di un territorio che è osannato un po' in tutto il mondo come questo della Romagna. E faremo un primo ristoro al Molino Scodellino di Castel Bolognese, un secondo ristoro in cima a Castelraniero, proprio sulla parte più alta, ad un brand and breakfast di recente che si chiama I Calanchi, e lì altro ristoro con altre magari diversificate, dolci. E poi il ristoro principale sarà invece al polo universitario di Tebano, dove serviremo pizza fritta in espresso con squacquerone e affettati, più frutta a volontà. Ci sarà anche un premio speciale. Che premio ha? Ci sarà un premio speciale intitolato ad Alfonsina Strada, questa ciclista donna straordinaria che impose la sua volontà agli organizzatori del Giro d'Italia degli anni 20, e lei partecipò in quegli anni, nel 1927 o 24, non ricordo bene, ma che comunque lei fece, fu l'unica donna a partecipare a un Giro d'Italia di soli uomini, fra 80 uomini, e lei invece fuori classifica, ma portò a termine la propria corsa insieme a tutti gli altri. Quest'anno, che è l'ottava edizione, abbiamo scelto di darlo alla memoria a una figura emblematica che è stata probabilmente la nostra Alfonsina Strada dei tempi odierni, che ha portato l'allegria, il buon umore, la sua personalità, la sua bontà, i suoi valori, la sua capacità di aggregazione era diventata un punto di riferimento, di immagine di questo ciclismo. Ha perso la vita in un incidente senza colpa, in un incidente statale, 5 anni fa. Noi gli abbiamo intitolato il premio, verrà la sorella da Cormons in provincia di Gorizia a ritirare questo riconoscimento a Francesca Carrer.